ancora allerta maltempo in regione Campania. Il bollettino meteo diramato stamane dalla Protezione Civile Regionale sottolinea come enti e sindaci debbano tener conto delle indicazioni fornite nelle scorse ore, prestando attenzione al funzionamento del reticolo idrografico e ai sistemi urbani di smaltimento delle piogge, alle aree a rischio inondazione, frane e eventuali colate di fango. Si è raccomandato poi il monitoraggio delle condizioni di transitabilità della viabilità nelle aree che possono eventualmente subire allagamenti e di quelle vicino a corsi d'acqua e sottopassi. Per i comuni costieri e isolani sono stati invitati i sindaci a prestare attenzione alle zone esposte a moto ondoso, vigilando sui collegamenti marittimi. Mare infatti molto mosso, con forza 4, vento che potrebbe causare danni, anche se le piogge dovrebbero attenuarsi prima della notte. Da segnalare al confine tra Tramonti e Ravello piccoli smottamenti. A Pompei, all'interno degli scavi, un muro di pietra grezza è crollato. A Salerno, zona Fratte, è caduta una piccola parte del muro di cinta dello stadio Settembrini. Nell'agro nocerino sarnese, come sempre quando arrivano piogge copiose, c'è grande attenzione da parte dei sindaci per il monitoraggio del territorio. La situazione climatica ovviamente continua ad essere uno dei punti critici dei nostri territori. Fortunatamente al momento, quindi nel momento in cui stiamo parlando, non ci sono situazioni di evidente gravità. I cittadini, che ormai purtroppo per loro abitudine sanno che quando le situazioni di maltempo si aggravano e appaiono effettivamente pericolose, mantengono sempre un sufficiente grado e stato di attenzione nei luoghi in cui sono, per i percorsi che attraversano. Noi dal nostro canto continueremo a fare come comune la nostra parte, allertando appena sarà doveroso o necessario la popolazione con tutti gli strumenti possibili, Facebook compreso, visto che qualcuno in passato lo ha criticato. La situazione è stata presa di petto dal sindaco di Castel San Giorgio, che ha ordinato lo sgombero di due fabbricati che insistono in zona rossa in via Paterno, tranquillizzando il resto dei cittadini dell'area di Trivio e d'Aiello, anche se confida in un intervento forte degli enti sovracomunali, con i quali è stato già indetto un incontro per giovedì prossimo. E abbiamo anche avuto degli ottimi risultati per quanto riguarda la soluzione dei problemi legati alla Solofrana, almeno per quanto, relativamente ai finanziamenti che ci sono stati promessi, sono stati anche stanziati, però adesso il nostro sguardo, la nostra attenzione è ai monti che stanno portando gravi problemi, specialmente nella nostra frazione di Trivio, in parte pure ad Aiello. Abbiamo avuto allagamenti, smottamenti di terreno, fanghi fino anche nelle abitazioni, e insomma è un pericolo di rischio grave per le persone, per le cose, per le strade che non sono più percorribili quando c'è un po' di pioggia in più. Abbiamo tenuto già dei tavoli tecnici con i rappresentanti delle regioni, con gli enti del consorzio di bonifica, la Gori, insomma la provincia per la protezione civile, eccetera. Stiamo convocando tutti e giovedì prossimo, con dei quesiti specifici, abbiamo convocato un altro tavolo tecnico. Arrabbiato e dir poco invece il sindaco di San Marzano, Cosimo Annunziata, che ha più volte sottolineato la gravità della situazione dell'ormai famoso e famigerato Rio Sguazzatoio, laddove piogge anche di lieve entità causano sempre notevoli danni. Siamo sempre alle solite, purtroppo, è una situazione che perdura, devo dire, da decenni, ma devo constatare ancora una volta con estremo rammarico che ancora non si riesce a trovare una soluzione. Io credo che spetti alla politica che ha la responsabilità, trovare le giuste soluzioni e dare le risposte, perché è impensabile che oggi il cittadino gli resta un unico riferimento, il sindaco. Un sindaco al quale sono stati tolti tutti i poteri, sono stati tolti tutti i mezzi, gli è stata tolta la baionetta e lo si è messo in trincea.